di concludere questa trasmissione, almeno come mio intervento, parlando delle donne afghane, perché io sono veramente preoccupata che cali l'attenzione. Guardi, ieri abbiamo fatto una riunione, ho promosso un intergruppo al Senato di senatrici proprio per sostenere politicamente la questione delle donne afghane nella difficoltà attuale, diciamo, con il paese che è in mano ai talebani. Però lo dico perché una questione che ha colpito il paese, ma che ci deve sentire responsabili, perché noi per 20 anni abbiamo detto a queste donne cambiare, l'Afghanistan potrà cambiare, voi potrete vivere diversamente, non deve far sì che una volta che si spengono i riflettori, che non ci saranno più gli inviati a Kabul, ci dimentichiamo di quella situazione. E quindi volevo dire che al Senato, per quanto possibile, con il ruolo della politica, perché poi ci sono, certo, ruoli umanitari, i ruoli degli esecutivi, però vogliamo, ecco, ho promosso questa iniziativa proprio per continuare a tenere alto un filo e un lavoro perché le donne afghane non si sentano sole, perché la comunità internazionale si sente impegnata a non lasciarle sole. Grazie, grazie di averlo ricordato. Abbiamo aperto lunedì, ho voluto aprire con Francesca Mannocchi su questo tema la settimana. Prego, Candiani. No, se posso aderire all'iniziativa, provo a dire quanto diceva prima la senatrice Pinotti, le faccio però una preghiera di non limitare questo intergruppo solo alle donne in Senato, perché anche questo è un patrimonio ed è un dovere di difesa che abbiamo tutti. Su questo, guardi, può contare già da subito sulla mia disponibilità. Grazie, grazie mille. Benissimo.